Carissimi amici di Cultura Channel, del nostro network culturale, ambasciatori della cultura a livello internazionale, benvenuti a questo appuntamento con l'intervista. Come potete vedere dallo schermo, il nome di Max Casali. Max Casali è qui con noi questa sera e avremo modo di gustare questa sua ultima fatica, questo album che ho qui tra le mani. Che si intitola appunto Sterzo. Andiamo a conoscere di persona Max. Eccoci qua, Max, in questo Buonasera a momento tutti, siamo. buonasera, buonasera a tutti, ciao ciao. Perfetto. Allora, Max Casali, Eccomi qua. etichetta Music Force, il tuo ultimo album. Allora, un secondo soltanto, che qui dallo studio, Sì. ecco fatto. Allora, il tuo ritorno discografico è sancito da una data, appunto il 24 dicembre 2021. È una data che sancisce questo ritorno con una tua terza fatica. La chiamo fatica perché tu non sei il solito cantatore che sforna un CD ogni 2 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno, ma elaborato. E quindi passa un certo numero di tempo. Max è un cantante romano. A 5 anni di distanza dal secondo a nessuno, e poi ci dirai anche come vengono elaborati Sì, questi chiaro, titoli, sì. giusto? Secondo a nessuno, e a Certo. 10 anni da Per certi versi, questo nuovo album che si intitola Sterzo, eccolo qui, e che si evince una doppia lettura. Che poi tra l'altro tu sei romano e si sente dall'accento come me, però sei trapiantato a Reggio Emilia. Ok, Reggio Emilia, esatto, si bravo. tratta di una terza fatica, un lavoro lungo, come tu stesso dici, un'evidente virata stilistica più minimale che corposa, come si riscontrava nei due precedenti lavori. La tracklist di Sterzo comprende 13 brani, di cui 11 inediti e due ripescaggi dal precedente album, cioè Arsenio Lupin, inserita come ghost track, e la bonus track Popolo di Maghi, in versione lunga, che stavolta chiude anziché aprire l'opera, come era successo in Secondo a Nessuno. Scritto interamente da Max Casali, cantautore completo, l'album è stato registrato presso il Music Inside Studios di Rovereto sul Secchia, Modena, il Safe and Sound Studio di Montecavolo, Reggio Emilia, il Basker Studio di Rubiera, Reggio Emilia, sotto la supervisione di Andrea Zanna, Zannoni, Valerio Carboni, Contenuti e Fabio Bronschi, Ferraboschi, Arsenio Lupin. Tante le tematiche sociali trattate dal cantautore, che mette in evidenza i pericoli del web, la piaga del bullismo, la giustizia fatiscente, la manipolazione di popolo, la Certo. vergogna dei fannulloni, i ponti che crollano, preoccupanti segnali di noia giovanile, l'arte che soffre di conte nudi, ma anche Nudi. episodi ludici ed evasione, ma sempre esplicati con la giusta ironia che lo identifica. Certamente è un album non a presa rapida, ma tendente a far meditare un poco alla volta, che va metabolizzato con più ascolti, proprio come ho fatto io, per un cantautorato che richiama le sonorità del passato, ma con un occhio sempre vigile sulle vicende attuali. Il disco annovera due presenze prestigiose: Valerio Carboni, apprezzatissimo music maker e polistrumentista, già al lavoro con Masini, Amoroso, Finardi, Neck, Fadio e tanti altri, che duetta in Contenuti, e Andrea Zanna Zannoni, qui in veste di produttore artistico e co-arrangiatore, che recita in Bulli e Pupe. Completa questo team lavorativo Daniele Andinetti al banco mixer. Max, dopo anni sei tornato con uno splendido capolavoro, Sterzo, quindi la tua terza fatica, con dei contenuti interessantissimi, basta vedere i titoli. Tra cui Il resto mancia, Manipolazione, Tanto pubblico, Non so perché, Il derelitto perfetto, Distraforo, eccetera. Che
Che ci dici? Ma come, che è successo a distanza di tutto questo tempo, in un periodo in cui eravamo immersi nella pandemia, lockdown. nel lockdown, tu che fai? Ti sfoghi e ti inventi questa fatica enorme, appunto, sterzo. Che ci dici a proposito di questo lavoro? Allora, grazie per la bella introduzione e anche per il complimento e l'apprezzamento che hai fatto sul mio album, che non è frutto della pandemia, come spesso è successo in questi ultimi tempi, no? Che gli artisti hanno detto: ah, io ho creato questa cosa in lockdown. No, questo è frutto di un lento processo, anche perché io non ho quel talento prolifico di scrivere a rotta di collo, a getto continuo. Preferisco starci sopra, ponderare, tagliare, sminuzzare, cambiare sinonimi, per dare una verità che sia credibile. Ecco. Soprattutto evito ruffianerie varie oppure ricerca di accordi furbetti che molti inseguono per calamitare l'attenzione immediata, no? Del cosiddetto brano catchy, cioè orecchiabile. E poi se la canzone gira va bene lo stesso, ma non è una mia ricerca maniacale, no? Di dover scrivere il tormentone. Anzi, mi interessa poco il tormentone, perché so che il tormentone resta una stagione se va bene, e poi va tutto nell'oblio, no? È E vero. chi è che si ricorderà tra 2 o 3 anni i vari tormentoni che sono girati adesso, cioè l'esercito del selfie o robette varie, no? Così. Oddio, io sto dicendo questo non per denigrare, perché ci deve stare anche l'evasione, quindi ognuno fa il genere che vuole. Però ci deve anche essere un ritorno al modus pensante, no? Di ogni persona, perché sennò la mente si è atrofizzata e tutto viene fagocitato in queste notizie continue, e in continuazione ci sparano news che le persone non hanno più voglia di fermarsi ad approfondire le cose, quindi credono che sapere tante cose è diventata cultura quella, invece non l'hanno mai maturata più questa cosa. E se non ci si addentra nelle tematiche, facciamo il gioco del potere della politica, perché ci vogliono un popolo ignorante e soprattutto diviso, perché poi ci hanno sempre raccontato la manfrina: mi raccomando, la privacy, ognuno deve rispettare la privacy. Questo è un giochetto ben congegnato, perché ognuno così almeno si vede in cagnesco con l'altro, il popolo non sarà mai unito e quindi questo fa gli interessi dei politici, no? Che devono fare i loro affarini maldestri sotto banco, e noi chi siamo? Siamo il popolo rassegnato, siamo il popolo manipopolato. Manipolato. Quindi manipopolazione, noi subiamo la manipopolazione, È bellissimo. perché capito, in questa dittatura velata proprio ci manipolano a meraviglia, e la gente purtroppo non è più consapevole, perché non approfondisce e non ragiona più in Vero. linea generale, poi È vero. chiaramente, ma meno male che resta qualcuno pensante, eh? Quanto c'è di collaborativo all'interno dei tuoi brani? Voglio dire, il cantautore di solito è questo personaggio completo che elabora sia i testi che la musica. Poi, se ti va di strimpellare qualcosa per farci sentire, per darci un'idea, un piccolo assaggio, questo ci farebbe piacere. Ma quanto c'è di totalmente scevro tuo? O di collaborativo, cioè c'è chi lavora, ormai siamo abituati a questo marketing della musica in cui dietro al cantautore c'è tutta un'equipe di persone che scrivono, c'è chi scrive il testo, chi prepara la musica, chi insomma organizza tutto.
come funziona il tuo album? È tutta opera tua? Dunque, sì, è tutta opera mia. Chiaramente quando arrivo in sala la faccio suonare ad altri, perché io suono male sia chitarra che pianoforte, e quindi lascio suonare a chi è più bravo, ecco. Quindi io do l'idea e ho affinato questa collaborazione con Zanna Zannoni, e che all'inizio diciamo, ho faticato a trovare un'intesa con lui, perché uscivo da una collaborazione con Valerio Carboni, che è un music maker spaziale, cioè nel senso che lavora a una velocità micidiale e poi ha un orecchio finissimo. Io gli facevo sentire una volta e lui già sapeva come la volevo. Incredibile. Quindi, sì, poi non a caso adesso è il braccio destro di Masini. Collabora con Neck, cioè se lo litigano, ma io già 10 anni fa gli dissi: guarda Valerio, tu arriverai, perché sei un mostro. Dice: ma no dai Max, e quindi poi alla fine si è ricordato. Quindi i primi due album l'ho lavorati con lui, al terzo mi ha detto: Max, ti chiedo scusa, non posso seguire più le produzioni tra virgolette minori, perché non c'ho più tempo. Dice: però ti prometto un pezzo, il più forte che tu ritieni, lo farò. Infatti ha mantenuto la promessa e con lui ho registrato Contenuti, che Contenuti. addirittura duetta con Ah, me, bellissimo. sì, quindi ci tenevo perché ha capito il progetto di quella canzone, che anche lui è diciamo inglobato nel discorso di artista. E anche lui ha constatato che l'arte si è davvero spogliata dei suoi contenuti ed è diventata Contenuti. Quindi ecco per questo. Tornando alla domanda iniziale, ti dico che io elaboro tutto da me, con la chitarra, i testi, cambio parecchie cose, i miei testi sono le brutte copie, alcune volte raggiungono il limite del delirio. Questa per esempio è una, non so se si vede, insomma, è Un una attimo. bocchiata. E, Bellissimo. tra l'altro, non volendo, ho svelato la canzone del prossimo album. Ah, quindi stai lavorando già Sì, un sì, sì. ulteriore Ho già lavoro. 7 pezzi, ho già 7 pezzi. Come si chiamerà questo lavoro? Ah, lo vuoi sapere? Si può dire? Si chiamerà 4-4. 4-4, perché 4-4? 4, il modo di dire 4-4, cioè 4-4. in sordina dico 4-4, perché è il mio quarto. Ah, perché il quarto lavoro. E certo. Che ci dici invece del tuo rapporto con la Music Force, con l'etichetta Meraviglioso. discografica? Meraviglioso, anzi, voglio proprio dire a tutti gli artisti che ci vedono su questo canale che se stanno cercando un discografico raro, di onestà, di correttezza, di lealtà e soprattutto non squalo, e questa è la cosa più importante, perché lui fa 50-50 con gli artisti. Quindi quello che c'è, l'impegno, se c'è un piccolo ritorno monetario, sempre al 50%. C'è un rispetto per gli artisti e poi è una persona davvero amabile, perché Alessandro Carletti Orsini è tanto che lo conosco, sono 5 anni, perché lui mi ha conosciuto attraverso le recensioni. Sono un recensore di riviste musicali on web, tra cui L'Isola che non c'era, quelli che organizzano il premio Tenco, no? E poi scrivo su Freakout Magazine, su Music Map e altre riviste, insomma. E quindi lui apprezzò le mie recensioni e appunto ci siamo parlati, e lui negli anni mi ha mandato tanti dischi delle sue produzioni. Lui ne ha fatte già oltre 105, e quindi bene o male almeno la metà sono passati attraverso la mia penna, e lui è rimasto sempre molto contento di questa collaborazione.
Nel precedente album, lui addirittura mi aveva chiamato perché io avevo mandato varie etichette. Lui mi aveva chiamato, però era arrivato tardi perché già un altro mi aveva scritturata. Dice: però, Max, in futuro, quando farai il prossimo album, voglio se posso, una priorità. Va bene, Alessandro. Quindi mi è piaciuto proprio il tono così, confidenziale, molto alla mano. Perciò ricordate che la Music Force di Chieti potete dormire sonni tranquilli. Grazie ad Alessandro Carletti Orsini. Bene, infatti è una persona stupenda, posso confermarlo. Allora, senti, innanzitutto diciamo una cosa, dove trovare? Allora, in tutti gli store, chiaramente, e su internet, cosa possiamo Sì, aggiungere? guarda, la cosa più semplice è proprio trovarla su Amazon, perché ormai chi è che non conosce Amazon? Però siccome ha una bella distribuzione, che è la Egea Distribuzione, anche se il negozio sotto casa non ce l'ha, basta ordinarlo e arriva in 3-4 giorni. Perciò davvero anche questo è un punto a favore di Alessandro, che cura al minimo dettaglio tutto l'iter discografico. E poi davvero sono soddisfatto della promozione che sta facendo, radio, riviste, interviste. Davvero si dà un grande da fare. E nonostante a tanti artisti, è davvero un polipo multitasking, no, un polipo nel senso buono, perché sennò uno pensa al polipo, dice quello che ha i tentacoli, che vuole arraffare tutto. No, non è così. Noi ti ringraziamo tantissimo, Max, però prima di lasciarti volevamo un attimino sentire qualcosa di inedito o comunque di improvvisato, se vuoi, tanto per farci sentire la tua chitarra e il tuo Guarda, rapporto, per capire il tuo rapporto con la chitarra. va bene. Allora, io direi di fare il brano che ti è piaciuto tanto, cioè quello Far Web, no? Che sono è la canzone che mette in guardia dai pericoli del web, no? E, perché la rete è diventata proprio un far web, un far west, no? Quindi dove ci sono vessazioni, ricatti, estorsioni sessuali, eccetera, eccetera. Quindi io dico che dietro alla tastiera non ci sono dei leoni, ma ci sono degli orchi da tastiera, sono molto più violenti. Faccio sentire un pezzettino. C'è la rete per la pesca, quella per gonfiare gol, quella del saggio ragno che tesserà. Filo esistenziale nella trama naturale della sua legge. Invece l'uomo che fa? La usa per odiare, pensare, condannare a mani basse, solo perché l'invidia prende il sopravvento sull'abilità. Tana da vigliacchi, un giorno in abito da sera, al tramonto invece, orchi da tastiera. Sputano veleno nell'ozio farabutto, girano il tamburo per scaricare. Spari da far web su bersagli inferiori, sceriffi di contrarie perversioni. Sferrano l'attacco vile per vederli poi perire sulla brace. Non gli importa niente del trauma perforante che lascerà sul resto della vita, che poi più vita non sarà, eccetera, eccetera. Ma io ti dico grazie.
perché l'ho sentita nelle due versioni, quindi insomma, la versione CD chiaramente con tutte le elaborazioni, Unplugged. eccetera, e nella versione natura, Minimale, minimale. così come può uscire dalla mente nel momento in cui si improvvisa, si scrive, si elabora, si produce, bellissimo. E Grazie. mi fa sognare, no? Perché voglio dire, io ho un rapporto speciale come tutti, poi tra l'altro, con la musica, con la chitarra, mi piace vedere questa simbiosi, perché Sì. si crea questo rapporto di simbiosi. È un po' come nello Zen, quando dicevano i maestri Zen che nel tiro con l'arco il braccio diventa un'estensione dell'arco, e in questo caso nella musica vediamo che la chitarra diventa un'estensione del braccio, o viceversa. È vero, eh? Certo, quella lì è proprio il prolungamento Prolungamento. della propria interiorità, no? Vero. Che deve essere portata fuori questa interiorità, quindi questo inchiostro da mettere nero su bianco, no? Perfetto. Noi ti ringraziamo tantissimo, Max. Ti aspettiamo come sempre, sei ospite fisso, puoi venire a partecipare quando vuoi alle nostre rubriche, ai nostri eventi, alle nostre trasmissioni. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, ricordiamo che il CD Sterzo etichetta Music Force è disponibile in tutti gli store e anche online, quindi sui canali classici Se tipo Amazon e via dicendo. non lo Grazie. trovate, se non lo trovate, contattate anche la Music Force di Chieti e ve lo musicforce.it, spedisce esatto. tranquillamente. Va bene? Grazie a tutti, Un abbraccione, arrivederci Gian, alla prossima grazie a te puntata. mille. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Allora, aspetta che Si sentiva bene la chitarra? un attimo, che ancora non ha.